si intravede di questi giochi architettonico che però è molto poco conosciuto a livello cittadino e molto poco segnalato e pubblicizzato per quello che potrebbe essere invece un ritorno di turismo e di visite che la villa potrebbe prevedere. La villa costruita nel 1900 da Lorenzo Campagno ed è oggi in sede prestigiosa biblioteca che è la seconda perché è grandezza di vario cittadino, subito dopo la villa. È per noi anche una specie di centro civico perché noi in quella villa e in quegli spazi praticamente promuoviamo quasi tutte le nostre proposte culturali e le nostre manifestazioni. Abbiamo ospitato all'incirca un mese fa la premiazione del professor Settis. E abbiamo fatto una bellissima cerimonia insieme al di Genova e il cittadino, quindi il sindaco, il segnato e il tipo d'argento con presente come riconoscimento. È una cosa che ci piace fare in tutti gli anni, quindi che potrebbe sicuramente diventare un appuntamento annuale in questa configurativa. A questo appuntamento ci piacerebbe aggiungere questo che oggi è stato un cognato. Cioè prendere un pochino possesso di quegli spazi, riproporli e aprirli ai cittadini anche proprio per vivere in prima persona anche negli spazi culturali. Quindi ci è piaciuta molto questa idea, è un'idea che sicuramente rinnova un pochino anche le proposte che abbiamo sempre fatto con gli spazi e da puntare il verso. Quest'anno l'anno lo daiamo, quindi abbiamo pensato insieme questo anche perché ci piace l'idea anche come assessore anche alla cultura, quindi alle scuole, agli spazi sociali, proprio qualcosa che possa dare un taglio diverso alla cultura, che una cultura possa partire anche dai produttori, perché spesso le fiabe hanno sicuramente della mitologia che con questi temi sicuramente insegnano così di buono a questi nostri ragazzi. Quindi spero, mi auguro che possa essere una manifestazione che prenda campo, che nonostante non ci sia la presenza dei giornalisti, perché come diceva poc'anzi, forse la cosa non fa notizia, perché le cose che fanno notizie oggi devono essere necessariamente negative e non positive. Quindi questa cosa ci piacerebbe che insomma, anche con un passaparola, venisse a conoscenza di tante persone perché merita veramente, merita il posto, merita un principio, è un principio di aggregazione, è un principio per il quale le persone del territorio possono offrire qualcosa di più. Perché sempre di più in questi momenti di crisi, tra le altre cose, insomma, siamo tutti chiamati a mettere in campo le nostre forze, le nostre capacità e le nostre eccellenze. Noi le abbiamo e quindi è stato proprio un onore collaborare. Un minimo di riconoscimento al lavoro che molti ragazzi ci sono da delle fotografie, facciamo vedere che abbiamo fatto. E quindi ecco qui, come potete vedere, ci sono i pozzetti che inizialmente nelle classi si sono un po' divertiti a creare, no? E da questi pozzetti ecco, comincia. Nasce un embrione e su questo embrione Alice ha cominciato a lavorare e te lo dico che sono fuori i bozzetti degli alibi. L'idea particolare e formativa di questo spettacolo è andata da Ivo Rossetti sul fatto di creare delle specie di carta moderne, no? Quindi vedrete che noi recitiamo sempre fronte al pubblico, speriamo. Vabbè. Diciamo, ci sono delle patte addosso, sì. E comunque diciamo, questo poi è diciamo, lo studio che abbiamo fatto. Ah, ecco, dimenticato, in questa occasione abbiamo conosciuto anche il testo che riciclo di Remida, tramite appunto sempre la professoressa Carta, e qui... A mia volta tramite un allievo. E qui appunto si può vedere, per esempio, con i loro ragazzini, tutto quello che c'è di recupero,
che tra l'altro loro danno assolutamente la scopertura tutto, quindi uno va lì e si serve delle docenti che possono presentare come donne. E qui e qui si passa poi con tutto il materiale preparato, si passa all'interno dell'aula del Manesso, l'aula del laboratorio di creazione. L'aula 11. E qui appunto si vede che la loro creatività gli ha dato una faccia, però abbiamo detto sbizzarrita lì. E ognuno ha cercato di, con i CD, con i contatti dei tappi dello studio, insomma, di creare man mano il prodotto che veniva fuori, pezzi di tessuto, cotone, numeri di calendari, tagliati. E qui ecco, qui era praticamente la prima bozza del modello senza, con lo scheletro diciamo, un guscio senza niente sopra. E qui era il nostro imperatore già che qui iniziamo con il discorso di scenografia, per avere una macchina che ci ha realizzato questi tre concetti per le 3-4 location che ci sono all'interno della villa. E quindi c'è il trucco che Giovanni Baratona ha studiato per ognuno. Quindi c'è, sono due o tre fotografie che gli hanno indossati e la prima sera di prove arrivano.